Allora, Corrado ha due figli gemelli di 14 anni. Sì. Maschio e femmina? Sì. Maschio e femmina. Fammi sognare, esatto. Dimmi chi li hai chiamati. Quanti anni hai, Corrado? 48. E allora dimmi chi li hai chiamati Brandon e Brenda. No. Però l'epoca era quella. Come li hai chiamati? Elena e Pietro. Elena e Pietro. Elena e Pietro, sì. E tu vuoi parlare con la dottoressa per tutte e due, uno solo? No, per, no, per Pietro, Elena, fondamentalmente per Pietro. Un messaggio. Vai. Che avevo mandato, sì. Allora, praticamente lui mi ha chiesto l'orecchino, ok? Pietro mi ha chiesto l'orecchino. È in un'età, non ha 14 anni ancora, lo fa tra un paio di settimane. E io gli ho detto di no. Gli ho detto di no. Ma perché? Fondamentalmente, e infatti, perché... Farmi ridere, Corrado. Esatto, esatto. Praticamente perché? Perché secondo me, dal mio punto di vista, è un po' presto e lo vedo un po' come una cosa che fa per assomigliare agli altri e per nascondersi dietro all'oggetto, più che altro, secondo me. Embeh, cioè, se fosse, considerando che mi parli di un quattordicenne, esatto. Metti che fosse per omologarsi agli altri, sarebbe perfettamente in linea. Quindi dov'è il problema, secondo te, come genitore? Ho paura che questa cosa la faccia per, appunto... cioè, vorrei che sia lui che fa l'orecchino e non l'orecchino che fa lui, in un certo senso. Praticamente... a parte che non gli ho detto di no. Gli ho detto, aspettiamo un attimo, tra seconda, terza, superiore... Corrado, magari ci vado... Sì, c'è quindi... qualcosa che non mi stai dicendo? No. No, e poi forse anche il giudizio degli altri. Allora, ecco. Perché fino a qui non mi tornava quello che stavi dicendo, lo sentivo un po' confuso. Buttata lì veloce. Ecco, se invece sollecitato mi giochi l'asso del giudizio degli altri, lo trovo più interessante. In che senso? Cioè, giudizio degli altri su tuo figlio o su di te come padre? Ma su di me, ma più che gli altri in generale è la famiglia, mia madre fondamentalmente. Qui si fa molto croccante la faccenda, Corrado, ok? Questo è il reale argomento, cioè? Che non ho voglia di sentirla perché sicuramente mi fa... non ho voglia di discutere su questa cosa. Ma perché quale sarebbe il problema della nonna? La nonna è un po'... È sempre stata una cosa, un tabù, queste cose qua, crescendo, ci sono state alcune cose che sono sempre state un tabù. No? Corrado, una voglia di pungolarti che non ho mai avuto in tutti questi anni. Quali cose? Ma mettitelo tu, Corrado, l'orecchino. No, allora, un'altra cosa che non ho detto, io ho sempre visto il ragazzino con l'orecchino come un po' antipatico, un po' il bulletto. Un po' truzzo. Capito? Esatto. E io non l'ho mai messo, non l'ho mai messo. Banalmente preferisco il piercing. È una stupidata, ma... Ok, Corrado, cioè, però aspetta. No, è tutto allora, meraviglioso. L'orecchino, un tatuaggio in faccia come Young Signorino, invece lo no, trovo più delicato. I ragazzi con l'orecchino, ma a parte questo, siccome non stiamo parlando né di me né di te, Corrado, ma di tuo figlio Pietro... Perché certo. Se noi perdiamo questo focus, partiamo per la tangente. Certo. Ti accorgi che in questa faccenda ci sono tutti? Cioè il giudizio altrui, quello che a te sembrava l'orecchino quando avevi la sua età, i Maranza, la nonna, i miei gusti. Non c'è Pietro. Non c'è esatto. Pietro in questa faccenda. Mi sembra questo il problema. Quindi ti provoco sull'ultima domanda, anche se parlerei con te tutta la vita. Elena, ce li hai i buchi alle orecchie? Sì, ok, sì, baby, Elena perché? Mi ha chiesto più di un buco. E perché lei ce li ha e lui no? Questo è un calcio di rigore, però, Stefi. Questo è troppo facile da partire. A me Corrado piace molto. Questo è troppo facile da partire. Hai capito dove sto andando a parare, no? Perché le ragazze l'hanno sempre avuto. Certo. E invece i maschi? I maschi? È una bella domanda. Senti, allora, secondo me dipende che messaggio vuoi mandare a tuo figlio. Cioè, vuoi mandare il messaggio di un figlio che ancora risponde a sua madre, cioè tu, o di un padre che parla con suo figlio, cioè lui? Capisci?
Certo. Secondo me va rimesso al centro Pietro, e per queste ragioni, perché magari in un'altra storia diremmo un'altra cosa, ma per queste ragioni secondo me Pietro quell'orecchino non solo deve averlo, ma già, cara, grazie che te l'abbia chiesto e che abbia accettato la tua titubanza, perché io ti ho messo sotto torchio, però in effetti, insomma, tu mi hai servito due o tre risposte su un piatto d'argento che rischiano di renderti poco credibile agli occhi di un ragazzo che sta diventando un uomo e che guarda a te come testimone, come figura aspirazionale dell'adulto maschio che un giorno diventerà. Certo. Dai, Corrado, scrollati di dosso la paura di tua madre. Corrado, ti mandiamo un abbraccio. Grazie, ciao, mille ciao, a voi. Ciao, ciao. Grazie, ciao, 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 ciao.